Ehi la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Magic Duels. Per garantire un ambiente gioco sano e competitivo, alcune carte del tuo pacchetto base sono state modificate. Ok. Ombre su Innistrad. Completa la storia di Ombre su Innistrad o acquista buste di Ombre su Innistrad dal negozio per sbloccare nuove carte per il tuo pacchetto base e nuovi archetipi nella costruzione mazzo guidata. Congratulazioni, hai raggiunto la posizione 0 nella stagione di battaglia per Zendikar. È iniziata la nuova stagione. Che posizione raggiungerai nella stagione di Ombre su Innistrad? La posizione 0. Modalità storia. Ma ce ne sono due nuove, non sapevo. Me l'ero perso. Ombre su Innistrad e riprenditi il mondo. Zendikar soffre sotto l'assedio degli Eldrazi. Tre Planeswalker, Gideon, Jace e Nissa si sono uniti per difendere il piano e i suoi abitanti. Grazie al carisma di Gideon, alla conoscenza degli Edri di Jace e alla potente. Non so cosa sono gli Edri. Se qualcuno di voi lo sa, me lo scriva nei commenti. E alla potente magia elementare di Nissa, il gruppo sfida il titano Eldrazi Ulamog nella città por di Portale Marino. E questa è dopo, allora direi che dobbiamo iniziare da Oath of the Gatewatch. Vediamo. 6 episodi. Quindi questo nuovo aggiornamento sono 6 più 6, durerà un pochettino di più del previsto. Allora, iniziamo, vediamo che cosa ci prospetta questa campagna. I Planeswalker, Gideon, Jace e Nissa hanno intrappolato il titano Eldrazi Ulamog, che abbiamo visto nella scorsa serie, diciamo, usando un campo di Edri. All'improvviso però la trappola si disintegra, dalla terra emerge un secondo titano, Kozilek. Mentre i titani Eldrazi e le loro progenie si riversano nella città di Portale Marino, Nissa e i suoi compagni accorrono per difenderla. Ok, quindi Nissa contro. Allora, Nissa mi piaceva come mazzo se non sbaglio. Allora. Cervo delle radure al pascolo, Idra di Aurora Reef, Worm di Pelacca, Predare. Sì, mi sembra abbastanza onesta, diciamo, come mano. Abbiamo giusto questa che possiamo giocare tra un po', ma speriamo di avere un pochettino di mana. Mi piace sto sfondo bluetto però, eh. Ho detto deve venire un po' di mana. Allora, lui ancora non sta giocando niente. Ottimo, meglio per noi. Ok, una foresta. Allora, io giocherei esatto. Perché questo parte con 1-1. Meglio questa. Cervo delle radure al pascolo, che infatti dà anche più 2 ogni volta che giochiamo del mana. Il che non è per nulla male. Vediamo cosa giocherà. Allora, agglomerato ignobile. È un parassita Eldrazi. Non ha colore. E per il numero di creature in colore che controlli. Oddio, a travolgere e a ingerire. Non mi piace per niente, ma non capisco perché lo fa passare di là prima di farlo entrare. Boh, vabbè. Allora, io prendo più 2 intanto e. Non posso usare questo perché non ci morirebbe. Anche se lo facessi per 2 giri. Diciamo che giochiamo questa. Ok, e continuiamo. Sotto fase di attacco, non so proprio se tenere qua. No. Salterei l'attacco, preferisco tenermi questa in difesa. Per poter bloccare eventualmente qua. A parte che è solo un danno, eh. Un altro agglomerato ignobile.
Porca miseria, non mi sta piacendo sta situazione. Però l'ha considerato come magia, quindi questa mi sta salendo. E non è niente male. Adesso il problema è che lui è un 2-5, quindi direi che salto il blocco per ora. Perché questo mi serve troppo vivo. Non posso sacrificarlo senza uccidere l'agglomerato ignobile, quindi andremo avanti così. Per ora. Ho perso solo i 2 punti vita che ho guadagnato prima. Ho perso Cribbio, quella mi sarebbe servita. Quella mi sarebbe servita. Il giocatore lancia una magia. Ma non ho lanciato nessuna magia. Boh. Boh. Non lo so, il problema è che non posso fare niente. Ora come ora lui mi attaccherà di nuovo e mi farà perdere 2 carte. Non vorrei che questo mi possa portare alla morte. Cioè, più che la morte è la sconfitta per fine del Grimorio. Vediamo, speriamo in bene. Allora, gioca montagna. Non attacca. Gioca tiranno del bombardamento che non mi piace. 5-3. Oddio, non ha colore, quindi salgono ancora di più. Con il costo di 2 più 1 rosso, 1 di fuoco, sacrifica un'altra creatura in colore. Il tiranno del bombardamento infligge danno pari alla forza della creatura sacrificata a una creatura o a un giocatore bersaglio e non mi piace per niente. L'unica cosa è che l'idra di Voramana sta crescendo e questa è una buona cosa. Allora, questo è un 5-3. Lui mi dice di prendere questa e sacrificarla contro quella, se non ho capito male. Ma Michi morirebbe, non voglio sacrificare la leader di Voramana per... No, io non lo farei ancora. Salto attacco. Ancora, non voglio fare predare adesso, forse sto sbagliando, probabilmente sto sbagliando. Ma secondo me la cosa più ovvia da fare con predare sarebbe stata quella di uccidere il tiranno del bombardamento. Ora devo sperare che lui non decida di utilizzare l'abilità di quello sacrificando una creatura. No, ok. Non lo fa. Non lo fa. Salto il blocco per ora. Invasore delle brume. Non avevo... Oh, volare, Cribbio. Questo non mi piace. Siamo in una situazione di discreto svantaggio. Devo tirare giù quei due il prima possibile. Difensore Silvano. Se ho 6 o più terre, ma non ho 6 o più terre. Ah, questa volta predare ci sta, nel senso che andrei a uccidere questi più che lui per ora. O uccidere lui. Quella è la priorità. Questi che sono 5-5 contravolgere e ingerire. O questo che ha l'abilità bombardamento. Direi di uccidere lui. Ok,
Teoricamente potrei usare di nuovo Travol, cioè predare per andare a tirare giù quello, ma non mi conviene. Giocherò un difensore Silvano per potenziare ancora di più l'idea di Voramana. Ah, adesso mi dice di predare di nuovo, ma io predare vorrei utilizzarlo contro uno di quelli. Perché non so quanti ne avrò ancora di predare. E quindi salto l'attacco, continuo e passo il turno. Temo che attaccherà. Attacca solo con quello perché è volante, quindi non posso bloccarglielo. Devo scartare una carta, tra l'altro, perché... Che cos'è che ho dovuto scartare? Oh, un altro tiranno del bombardamento. No, però... pellegrinaggio di Nissa. Perché c'è pellegrinaggio di Nissa? Vabbè, ormai l'abbiamo persa, non ho carte per ripescare, tra l'altro, quindi... Ma questa è un'abilità diversa? No, è semplicemente brillante. Ah, adesso potrei anche giocare l'idra di Oman Reef. Questo, tra l'altro, è salito. Predare, predare, ma dovrei andare a tirare giù di nuovo questo, quello? Questo è quanto mi costa tutto, vero? Sì. Io invece giocherei l'idra di Oran Reef. Però rischio che me la uccida. Se tiriamo giù il tiranno del bombardamento. E salto l'attacco. Cribbio, la rapidità non mi piace. Però non è troppo pericoloso quello, se non altro. Questa a travolgere? Sì. Attaccherà con quella. Solo con quella. Cribbio, la terra mi serviva. La terra mi serviva, sì. Sì, un'altra terra. Però giocherei prima l'idra. E poi giocherei la terra. Perché così prende due segnalini. Più uno l'idra, ottimo. Adesso posso attaccare volendo. Questo ora è un 12-12, quindi vuol dire che dovrebbe sacrificare un sacco di gente per tirarmelo giù. Questo costa 4 e 3, 7, quindi al prossimo turno dovrei poterlo giocare, tra l'altro. Provo ad attaccare con questa. E con questa? No, però questo qua... No, proverei ad attaccare solo con quella, sperando che... E niente, me la uccide, sì. Ci ha perso però le sue due carte più potenti. Un altro invasore delle brume, porca miseria. La situazione inizia a farsi molto spinosa, perché quello poteva scalare effettivamente. Ora non più. Ora non abbiamo più niente del genere.
Allora, passa in rassegna il tuo Grimoire per trovare fino a due carte foresta base. Rivelale e mettine una sul campo di battaglia. Tappate l'altra. Sì. Questo ci sta troppo. Perché questo prende dei buff ogni volta che. Perché me l'ha tappato? Cosa sta facendo? Oddio. Bruttissima storia, bruttissima storia. Questa carta non mi piace per niente, perché adesso potrebbe farmi un bel po' di danni. E attacca solo con quello? Ah, per paura di non poter bloccare dopo, perché effettivamente sono molto ben messo, diciamo. Cosa mi ha fatto scartare? Parassiti di recupero. Ok, non è preoccupante. Per ora. Balok territoriale. Ogni volta una terra entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, il Balok prende più 2 fino alla fine del turno. Io giocherei il Worm di Pelakka. Cribbio! Attacco con lui. Devo tirare giù della gente. Vai. Lo sacrifico, ma devo tirare. Devo cercare di tirare giù della gente. Ok, mi è andato via quello che. Colui che speravo che morisse. Un altro parassita di recupero, porca miseria, che gli farà pescare un fracco di carte se glielo uccido. No, io farei questo e poi la foresta, perché così ha un più 2 fino alla fine del turno. Ah, che inutile tanto, perché non può attaccare sto giro. Sì, anch'io attaccherei con questi due. Io tra l'altro ho anche travolgere, quindi. No, tutti e due hanno travolgere, credo. Ne perdo qualcuno. Ah, lui non è morto. Lui no, ma l'altro pesca 3 carte, o no? 2 forse. O 2 o 3. Aia, cos'è quella storia? Ah no, ho pescato le carte, probabilmente. È l'invasione delle brume. Siamo in una discreta situazione adesso, dovremmo riuscire a chiuderla. Speriamo. Sì. Sì. E direi che possiamo concludere qui allora. Ok, grande cervo.
Ottimo. Benissimo. Idra di Ora Reef, una bestia mostruosa. Ottimo. E ragazzi, con essa siamo riusciti a ottenere una nuova splendida vittoria. Solo 10 monete che Kaiser. Però molto 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 bene. E tu continua. I Planeswalker respingono la prima ondata, ma l'assalto è implacabile. Gli Eldrazi irrompono a centinaia, mentre il titano Kozilek sfonda le mura di portale. Porca miseria, sto timer. Sfonda le mura di portale marino. La città soccombe. Gli Eldrazi sommergono la fortezza della resistenza di Zendikar. E i Planeswalker si vedono costretti alla ritirata. Ottimo, quindi noi ci vediamo nel prossimo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. E auguro una buona giornata a tutti voi. Ciao!